Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Io penso che sia meglio dire le cose come sono, perché tutte quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. L'autonomia del Veneto si deve dare, si deve creare il prima possibile senza se e senza ma, per una semplice ragione: i cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso. Si dica non vogliamo trasferire l'autonomia e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. La nave da soccorso Sea-Watch è rimasta per 14 giorni al largo di Lampedusa con 42 migranti recuperati in acque libiche e ha deciso di forzare il blocco italiano. Dopo il verdetto sfavorevole di Strasburgo, la nave sta puntando verso l'isola siciliana. L'equipaggio ha già ignorato uno stop della Guardia Costiera, scatenando una dura reazione da parte di Matteo Salvini. Avvisati i naviganti, useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto. Buonasera, 21:18, si potrebbe dire cronaca di un affondamento dell'autonomia non annunciato. Abbiamo titolato così: l'autonomia cola picco. Intanto la Sea-Watch è davanti al porto di Lampedusa, ma è vergognosa questa vicenda dell'autonomia. Il 22 ottobre del 2017 2.328.000 veneti sono andati a votare, siamo ancora al rimpallo, c'è stato l'ennesimo incontro, l'ennesima doccia fredda, l'ennesima delusione per il ministro Erika Stefani, che ha fatto un grande lavoro, ed è veramente poco rispettoso, è quasi un insulto far fronte alle richieste degli autonomisti con il silenzio, più o meno imbarazzato, anzi senza più nemmeno il silenzio, perché oggi Di Maio, dopo aver detto in quel video che l'autonomia va data ai veneti, a tutti quelli che l'hanno chiesta, ha detto no, non bisogna penalizzare una parte d'Italia, non vogliamo la secessione, deve essere calibrata, che significa affossarla. Per cui è veramente ora che si mandi un vaffa a questi signori, perché hanno veramente raggiunto un limite intollerabile di indecisione, di immobilismo e di ostilità nei confronti di intere popolazioni. 5 milioni di persone con i lombardi e i veneti sono andati a votare. È possibile che si sia ancora a questo punto? Quindi noi andiamo avanti, però ci aspettiamo che qualcuno faccia saltare il banco, perché non è possibile che dopo 595 giorni ci si guardi ancora in faccia, prendendo per il naso milioni di persone. Allora, da questo partiamo, poi ovviamente aspettiamo i vostri sms, sentiremo tante voci questa sera, tante opinioni dei grandi protagonisti, ma anche di chi assiste inerme e sbalordito a questa, una volta si diceva, telenovela. Allora, vi presento gli ospiti di questa sera: Moreno Buogo, della Reef Ball Italia, poi ne parleremo. Buonasera Buogo, è già stato da noi, è un'azienda che si occupa di un versante molto particolare. Grazie al sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, sindaco. Buonasera. È molto piacere averla qui. Grazie a Maria Rosa Barazza. Buonasera a tutti. Che è il vice sindaco di Cappellamaggiore per il Partito Democratico. Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera a lei. Sergio Berlato, bentornato. Buonasera. Saluto e ringrazio Stefano Busolin, che è presidente e amministratore delegato di Asco Trade. Buonasera presidente. Grazie all'invito. Bentornato. E poi mi fa un enorme piacere avere qui Bernardo Bernardini, che ha scritto un libro che sarà presentato domani a Ponzano, quindi andate in tanti a questa presentazione, Finalmente corro. Racconteremo, Bernardo, la tua storia, che è una storia straordinaria e che rispetto alle miserie, alle bassezze, alle piccolezze a cui siamo abituati ogni giorno, dà un esempio
fantastico. Grazie mille, direttore. Grazie a te per essere qui, Bernardo. Poi domani saremo a Ponzano anche noi a seguire la presentazione del tuo libro. Allora, vediamo il primo servizio sull'autonomia, vediamo Luca Zaia che a un certo punto dice, insomma, la pazienza ha un limite, ci dicano se la vogliono o se non la vogliono. E lo stesso dirà poi anche il presidente della Lombardia, Fontana. L'ennesimo stop al percorso per l'autonomia arriva tardanotte dal vertice tesissimo a Palazzo Chigi tra Lega e 5 Stelle. Ai pentastellati non convince il testo presentato, tutto rimandato ad un nuovo incontro la prossima settimana. La bozza, nonostante le dichiarazioni della vigilia del vice premier Salvini, non arriva dunque in Consiglio dei Ministri convocato per oggi. Una nuova doccia fredda. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia ormai lo hanno capito tutti. Che sia slittata l'ennesima riunione, lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole, la verità è un'altra, che nessuno ha mai capito qual è il progetto di autonomia dei 5 Stelle. Se avessimo almeno un progetto di autonomia dei 5 Stelle, potremmo confrontarlo con i nostri cittadini e riuscirebbero a dire meglio uno o l'altro. Siamo quelli che hanno aperto questo nuovo corso, i Veneti vogliono l'autonomia, continua Zaia. L'autonomia se non la fa questo governo la farà qualcun altro nella storia di questo paese. Io spero che lo faccia questo governo perché ci sono tutti i presupposti per firmare. Non si può andare avanti così, lo si dica che non si vuole trasferire l'autonomia, meglio essere onesti. Va giù duro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Se il tentativo è quello di portare a una riforma che sia una non riforma, Io lo dico subito, non la sottoscriverò mai, per cui è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. O è sì una riforma seria e utile per il Paese, oppure è meglio che dicano no. Pretendo, ma sottolineo il termine pretendo, arrogantemente che mi si dia una risposta. Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone di questo genere senza muovere ciglio. Intanto il vice premier pentastellato Di Maio cerca di stemperare le polemiche con un post su Facebook. L'autonomia la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a regioni e comuni. Il movimento lavora così per tutto il paese, scrive Di Maio, che aggiunge: non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione, ma alcune posizioni più estreme mi preoccupano. Francesca Bozza, alle 21.30 avremo in diretta l'assessore allo sviluppo economico della regione Roberto Marcato. Allora, onorevole Berlato, non le sembra poco dignitoso continuare a prendere pesci in faccia senza una reazione forte? Voglio dire, ormai la pazienza ha un limite, credo, dalle parole del presidente Zaia, da quello che ha detto Fontana, che incontrerà gli altri governatori per decidere il da farsi. Mi pare che ormai si pensi a qualcosa di eclatante, o a uno strappo totale o a un'azione che in qualche modo possa sbloccare questo impasse e possa riportare gli oppositori dell'autonomia su un percorso di collaborazione, almeno di un minimo di collaborazione. Direttore, io ribadisco la mia posizione, io sono fortemente indignato come Veneto, prima ancora che da coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Fortemente indignato perché credo sia noto a tutti, io ho combattuto fermamente e convintamente per portare tutti coloro che fanno riferimento a me, al nostro partito, a votare a favore di quel referendum 22 ottobre del 2017, perché c'erano state date delle garanzie da parte dei promotori di quel referendum, la garanzia, al di là dello slogan parole in casa nostra, ma la garanzia che i soldi prodotti in Veneto sarebbero rimasti in Veneto per essere investiti in Veneto a beneficio delle popolazioni di questa regione. Stessa cosa è stata fatta per promessa per la Lombardia. E voglio ricordare anche che a governare il nostro paese in questa fase sono due forze politiche, una è la Lega e l'altro è il 5 Stelle. Nessuna delle due forze politiche può governare senza l'altra. L'accordo che è stato sottoscritto tra Lega e 5 Stelle prevede la sottoscrizione di un contratto che sostanzialmente si riduce a questo. Una delle due forze politiche propone una cosa e l'altra la vota, dopodiché, anche se non è convinta dei contenuti di quella proposta, dopodiché tocca all'altra forza politica, ognuno mette delle priorità.
Se la Lega avesse avuto come priorità l'autonomia, avrebbe votato quella schifezza immane che si chiama reddito di cittadinanza, così come ha votato anche per il decreto dignità che ha creato grossi problemi alle nostre imprese, così come hanno votato per l'applicazione della fatturazione elettronica che ha fatto chiudere 2 milioni di imprese nel nostro paese in pochi mesi. Quindi hanno votato per tutte queste schifezze e avrebbero potuto pretendere di avere in cambio il voto dei 5 Stelle per votare per l'autonomia. Però purtroppo la Lega non ha messo tra le priorità l'autonomia. Prova ne sia che sono ancora al governo, io aspettavo che venisse mantenuto l'impegno assunto con i Veneti, cioè che dopo massimo un anno da referendum venisse data l'autonomia. 22 ottobre 2018 non abbiamo visto l'autonomia, ci hanno detto fine 21 di dicembre, 25 di dicembre 2018, 15 gennaio del 2019, poi 21 giugno 2019, ci stiamo purtroppo rendendo conto che coloro che stanno al governo, non faccio distinzioni di sorta, ci stanno prendendo per il punto di congiunzione tra le schiene e le gambe, perché non c'è altro modo, perché altrimenti questo continuo rimpallo è colpa tua, colpa sua. L'unica cosa certa è che noi l'autonomia non l'abbiamo ancora vista. Mi auguro che la possiamo vedere, perché altrimenti sarebbe un affronto troppo grande per milioni di persone che, credendo a delle promesse, si rendono adesso conto di come stanno veramente le cose. Siccome tutti a parole dicono di volere l'autonomia, che è un contenitore vuoto dentro il quale ognuno vuole mettere la sua interpretazione di autonomia, poi sentiamo tutti i membri del governo, dopo che ci hanno garantito che con l'autonomia i soldi del Veneto rimarranno in Veneto per essere investiti in Veneto, sentiamo tutti, sia leghisti che 5 Stelle, che ci dicono, per tenere calme le regioni del Sud, che le regioni del Sud, anche dopo l'autonomia, riceveranno gli stessi soldi che ricevono adesso. Ci stanno prendendo per il punto di congiunzione tra la schiena e le gambe. Allora, la notizia di oggi è che la Sea-Watch, questa ONG il cui comandante donna, ha rifiutato di fermarsi all'alta della Guardia di Finanza, ha proseguito a navigare ed è adesso proprio davanti al porto di Lampedusa. Quindi una situazione tesissima, con il Ministro degli Interni che dice che non dovranno sbarcare, che questa barca sarà sequestrata, che saranno applicate le multe della Salvini Bis, cioè il decreto sicurezza che prevede dai 5.000 ai 50.000 euro per chi appunto entra nelle nostre acque senza autorizzazione. E poi l'altra notizia che riguarda sempre Salvini è che poco fa ha detto che non è escluso che possano costruire un muro ai confini del nord-est, cioè nel Friuli Venezia Giulia, là dove dalla Slovenia stanno entrando tantissimi migranti afghani, pakistani, dalla rotta balcanica, perché si guarda ai barconi e ci si dimentica che intanto arrivano in centinaia al giorno. Due terzi arrivano diciamo camminando via terra. Allora, torniamo però all'autonomia, tra poco sentiremo anche Roberto Marcato, prima però sentiamo Maria Rosa Barazza, sentiamo Erika Stefani. Vedete anche dall'espressione sofferta, veramente sofferta, Erika Stefani, che è ormai anche lei al limite delle forze e soprattutto della pazienza. Abbiamo svolto tutti i tavoli tecnici, abbiamo fatto una approfondita istruttoria sul tema. Oggi è il tempo in cui si passa alle decisioni politiche. Fino ad oggi abbiamo valutato ciò che si può fare. Ora occorre decidere ciò che si vuole fare. Noi della Lega lo sappiamo esattamente quello che vogliamo. La richiesta della Regione è una richiesta importante, che è stata sostenuta da un referendum veramente che ha dato un segnale storico, e un segnale al quale noi dobbiamo dare assolutamente una risposta. Il tempo appunto delle tecniche è finito, oggi noi ci troviamo in un momento in cui si devono prendere delle decisioni, e quello che noi chiediamo all'altra parte che sta al governo è di prendere delle decisioni. Le decisioni sicuramente non sono quelle né di tirare indietro,
ma assolutamente di andare avanti. Ormai siamo a un punto di non ritorno. L'autonomia ormai è sdoganata, si sono rotti gli argini, è un tema che è entrato nell'agenda istituzionale. Queste decisioni, questi provvedimenti devono essere presi. Terrassa presa in tal senso, il presidente Conte ha assunto un chiaro impegno di dare una risposta. I governatori, i presidenti di regione si sono spesi, hanno sostenuto le ragioni dei loro cittadini e questi presidenti dovranno e hanno il diritto di essere ascoltati e di avere un'interlocuzione con lo stesso presidente Conte. A firmare l'accordo sull'intesa è una firma fra esecutivi. E in tal senso io stessa ho rappresentato al presidente Conte la necessità che si passi attraverso questo passaggio. E abbiamo le idee chiare, ora occorre semplicemente dare una via definitiva a quella che è la richiesta di autonomia. Il ministro Erika Stefani. Allora, Maria Rosa Barazza, noi avevamo suggerito al ministro, proprio per dare a sua volta uno schiaffo a chi la schiaffeggia un giorno sì e un giorno no, qua, le poche volte in cui riesce ad entrare in Consiglio dei Ministri, perché anche lì sembra difficile. Ha finalmente visto Conte, ha detto la riforma è incardinata, però poi abbiamo visto un altro no, un altro rinvio. Abbiamo detto, ministro, si dimetta, sbatta la porta, faccia un'azione clamorosa, faccia vedere che non siete legati alle poltrone, che avete, diciamo, come obiettivo questa causa, che volete difendere fino in fondo e comportatevi così, no? Come le sembrerebbe giusto, auspicabile, io capisco, ingiusto? No, secondo me sarebbe stata è una bella idea questa, anche perché ci vogliono gesti forti, significativi per sostenere delle battaglie importanti. Però io mi permetto di farle veramente i complimenti per il servizio di prima, perché la visione accostata di Di Maio da un lato e Fontana dall'altro, l'uno che continuava a girare discorsi, parole che non vogliono dire niente, l'altro che con un certo pragmatismo chiede ditemi cosa volete fare, ditemi sì o no, dà proprio l'idea del paese in questo momento, di in quale situazione ci troviamo in questo momento. Anche perché non vengono suggerite alternative, no? Sia Zaia che Fontana dicono almeno diteci cosa che la volete, dite che la volete, ma che autonomia volete? I due personaggi che abbiamo sentito sono due persone autorevolissime, uno è viceministro, l'altro è il presidente della regione Lombardia, che sono esponenti di due forze che in questo momento sono al governo e che non riescono a sciogliere questo nodo che tra l'altro non è soltanto dare risposte ai veneti, sì, hanno fatto referendum come i lombardi, ma anche all'Emilia Romagna, sono tra le regioni che hanno avviato il percorso dell'autonomia differenziata, quindi è doveroso che si dia una risposta. Ma già siamo in forte ritardo, perché quel meccanismo, che è un meccanismo che è previsto dalla nostra Costituzione, cioè dà un certo percorso, tutta questa manfrina, queste sceneggiate che fanno e spostamenti che non si capisce il perché, cioè, c'è una bozza, una preintesa firmata ancora dal governo Gentiloni. Voglio dire, cosa abbiamo fatto in tutto questo tempo? Cioè, sembra veramente un girare a vuoto che dà l'idea, ripeto, di un governo che in questo momento è impantanato, non riesce a dare risposte, e quindi questo dovrebbe porre anche il problema da italiana, dico prima ancora che appartenente ad una forza politica, dico questo mi preoccupa perché blocca un paese, perché anche attraverso l'autonomia e l'attuazione di percorsi virtuosi come quelli dell'autonomia differenziata si può contribuire a far crescere il paese nel suo complesso, e quindi questo siamo convinti tutti, pur appartenenti a diverse forze politiche, perché anch'io a quel referendum ho votato sì. Quindi da veneta dico, anch'io mi aspetto una risposta, ma mi aspetto una risposta dal governo italiano e questa risposta non la sta dando, quindi un gesto forte, per tornare alla sua domanda, l'avrei visto proprio bene e avrebbe avuto molto più effetto di tanti discorsi, perché anche adesso mi permette di dire il ministro Stefani non ha fatto una bella figura, cioè fa la figura di quella che non conta niente, punto. Senta, vice sindaco, io ricordo proprio ai tempi in cui ci fu il referendum, lei è sempre stata, diciamo, favorevole, però diciamo nel centro-sinistra e anche all'interno del Partito Democratico sono stati molti
all'inizio scettici, poi critici, a volte hanno cambiato idea, però non c'è stata un'adesione massiccia. No, ma anch'io avrei preferito un'adesione più convinta, perché in fondo quello non è il referendum di Zaia, quello era un referendum che lo stesso Zaia poi ha ammesso comunque, e lo dicono i numeri, non hanno votato soltanto chi ha votato Lega, ha votato una platea di persone molto più ampia, perché è un percorso che ritengo, è un percorso, ripeto, previsto dalla nostra Costituzione, dall'articolo 116 terzo comma, e dunque come tale è bene che si cominci ad attuarlo, perché è un meccanismo che lì non deve stare sulla carta ma deve essere portato a compimento, perché attraverso il miglior utilizzo delle risorse, questo è l'obiettivo, attraverso l'attuazione del principio di sussidiarietà pure contenuto nella Costituzione, sicuramente si possono ottenere migliori risultati rispetto a quello che è un complesso, un sistema paese che arranca in questo momento, è evidente a tutti. Allora abbiamo in linea, come vi dicevo, l'assessore regionale Roberto Marcato. Buonasera assessore, grazie per essere con noi. Senta, poco fa abbiamo sentito la ministra Stefani, e l'abbiamo letto sui titoli soprattutto, che ha detto ancora una volta rinvio, ma abbiamo rotto gli argini, no? Noi ci siamo rotti le palle però, assessore, non è possibile andare avanti in questo modo. Cioè, lei non trova che a questo punto si debba mettere i fautori del no davanti alle loro responsabilità? Cioè si prendano la responsabilità di dire ai 5 milioni di persone che hanno votato, non vi lasciamo nemmeno immaginare che cosa pensiamo dell'autonomia, stiamo silenti in attesa che la nave affondi, no? Sì, ma è ancora peggio di così, perché il Movimento 5 Stelle deve dire chiaro e tondo che problemi ha con il Veneto, perché voglio ricordare che stanno mettendo dei piloni fra le ruote sulla zona economica speciale di Porto Marghera del Polesine, volevano bloccare la pedemontana. Sulle grandi navi hanno respinto in toto la proposta fatta da comune, regione, città metropolitana, associazioni di categoria, chi più ne ha più ne metta, volevano bloccare le Olimpiadi e adesso e continuano a bloccare l'autonomia. Cioè qui c'è, io non riesco a capire che problemi hanno questi signori con i veneti. Allora vengano qui in Veneto, se ne hanno il coraggio, vengono qui in Veneto Di Maio e tutti i suoi dirigenti e dicano una volta per tutte che problema hanno con i veneti, perché per noi è inspiegabile, noi non riusciamo a capire quale sia il problema, perché di fronte a tutta questa serie inaccettabile di no, è francamente un'analisi logica non riesco a farla. Tra l'altro, assessore, si è visto proprio in questi giorni, no? Quando due regioni forti come Veneto e Lombardia si coalizzano per raggiungere un risultato come quello dei Giochi Olimpici Invernali 2026 e sono compatti, hanno dietro, diciamo, la spinta della popolazione, non solo veneta e lombarda in questo caso, ma insomma di tutto il paese, i risultati si raggiungono, perché il CIO valuta il merito, valuta la sostanza, non sta a mettere i bastoni tra le ruote come sta succedendo adesso con uno degli alleati di questo governo, che continua a boicottare e a sabotare una riforma votata da 2.328.000 veneti qui e gli altri che fanno 5 in Lombardia complessivamente, no? E allora dico, li vogliamo stanare, vogliamo metterli davanti alle loro responsabilità? Hanno il coraggio delle loro non azioni oppure no? Ma infatti, cioè, io credo che la misura a questo punto qua sia davvero colma. O c'è un cambio di direzione da parte dei nostri compagni di viaggio, oppure io non vedo altre soluzioni se non andare al voto. Cioè, non ci sono soluzioni alternative. Perché questi devono dirci che problemi, ripeto, devono dirci che problemi hanno con i veneti. Perché e non sulle grandi navi, e non sulla zona economica speciale, e non sulla pedemontana, e non sulle Olimpiadi, e non sull'autonomia, ci devono, perché questi sono elementi cardini della nostra politica. Non sono particolari, non sono minuzie, sono la struttura portante della nostra politica, che noi abbiamo
con forza portato all'attenzione del governo e tra l'altro fanno parte anche, lo voglio ricordare, del contratto di governo. Cioè l'autonomia non è un elemento che è arrivato dopo, è uno degli elementi fondanti del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Ieri abbiamo intervistato a lungo il professor Bertolissi, costituzionalista, che ha detto, come ha detto oggi anche il presidente della Lombardia Fontana, se Di Maio si ostina a dire che questa è una secessione dei ricchi, non ha letto questa riforma, non ha letto nemmeno una pagina, cioè non ha capito nulla, diceva Bertolissi, riferendosi a tutti quelli che... Scusi, nel meridione ci sono gli ospedali con le formiche, d'accordo? C'è già una diversità sostanziale tra nord e sud, e mica l'ha provocata l'autonomia questa roba qua. Cioè chi dice che l'autonomia può dare una diversa collocazione fra nord e sud? Non si rende conto che in realtà tutto questo c'è. L'autonomia non è la causa della diversità fra nord e sud, è la cura per ridurre questa diversità, perché se tutte le regioni fossero autonome avrebbero una gestione responsabile. Io ho il terrore che in realtà sia questo quello che non si vuole. I governanti delle regioni del sud non vogliono l'autonomia perché sarebbero costretti ad assumersi responsabilità, quello che facciamo noi ogni giorno. Invece loro, tanto loro sanno perfettamente che se a fine anno non arriva un bilancio adeguato, c'è mamma Roma che paga a piedi vista. Allora, l'avete visto voi il disavanzo che ha presentato la regione Sicilia? E chi lo paga quel disavanzo? Il Salva Sicilia. Noi abbiamo un avanzo positivo, positivo, loro hanno un disavanzo negativo di 7 miliardi di euro e sono 7 miliardi che andremo a pianare noi con le tasse dei nostri imprenditori. Quindi chi dice che l'autonomia provoca diversità tra nord e sud mente, perché l'autonomia è la cura per questa diversità. Noi vogliamo che il paese sia tutto messo nelle condizioni di avere la stessa identica prospettiva. Allora il presidente Zaia oggi ha detto, poco fa l'abbiamo sentito, se non lo farà questo governo il passaggio all'autonomia lo farà un altro governo, e quindi tanto vale veramente far saltare tutto e puntare su un'alleanza o comunque una coalizione di governo che sia più compatta e meno scriteriata di questa. Volevo chiedere, approfitto della sua presenza, ha sentito poco fa Salvini dire che non esclude di erigere un muro al confine del Friuli Venezia Giulia per fermare la rotta balcanica, che ogni giorno dalla Slovenia arrivano decine, a volte centinaia di migranti? Ma cosa dobbiamo fare? Cioè, o noi decidiamo di ammainare bandiera e decidere che l'Italia è il porto naturale di tutta la migrazione del mondo, allora se decidiamo questo va benissimo, e quindi quando arriva la Sea Watch la facciamo entrare, e quando arrivano dai Balcani li facciamo entrare, oppure dobbiamo prendere dei provvedimenti, visto che tanto la comunità europea tanto amata da una parte di questo paese non è stata in grado in 50 anni di produrre un provvedimento che fosse a tutela dei confini. E cosa dobbiamo fare? Cioè, di fronte a quello che sta accadendo, vogliamo proporre delle soluzioni o accettiamo supinamente tutto ciò che accade perché le migrazioni sono ineluttabili? Le migrazioni sono ineluttabili, ma come si affrontano queste migrazioni invece dipende da chi governa i paesi. Ma guardi che se lei forza un posto di blocco dei carabinieri, anche se ha in macchina uno che sta morendo di fame, non fermano lo stesso. Certo. Però non ho capito per quale motivo per lei deve valere questa norma, per me o per qualsiasi altro, mentre per una nave che raccoglie migranti invece, perché sono in stato di necessità, possono forzare i blocchi. Ma è questo? O è un paese di diritto o non è un paese. Ecco, c'è il titolo del Corriere della Sera che riassume un po' la situazione: la Sea Watch forza il blocco, migranti esausti, dice la comandante, il governo risponde, non scenderanno, ci sarà questo braccio di ferro a Lampedusa in queste prossime ore. Assessore, grazie molte, la ringrazio e l'aspettiamo grazie. Qui in studio. Molto piacere. Ovviamente, grazie molte. Allora, siccome abbiamo parlato della rotta balcanica a Trieste, vediamo un servizio della nostra redazione triestina.
tantissime le segnalazioni di questa mattina, Sveglia Trieste, tra mail e telefonate in merito all'avvistamento di migranti, evento ormai quotidiano. Persone che marciano sulla pista ciclabile Couture, strada di Fiume e altre zone, tutto testimoniato da foto e video girati dai cittadini stessi. E dall'altra parte di là c'erano 5 agenti a far la guardia, da questa parte, da parte nostra, nessuno. Ritorno dall'altra, dalla parte austriaca, 5 ancora, e di qua nessuno. Ma possibile che? Dove sono andati? Allora, questa mattina, sarà state le 7.40, 7.45, sì, io ho visto queste persone, una decina circa, scendere lungo strada di Fiume. Ho chiamato con lo smartphone, quindi con l'app 112, e per parlare con appunto il 112. Allora, io arrivo da fuori Trieste, arrivo a Trieste, mi prendo la briga di fare un mini censimento quasi quotidiano delle presenze che sono presenti in Piazza della Libertà. Stamattina ne ho contati 37, vado avanti e parliamo delle 5 del mattino. Allora il suo ospite diceva più o meno giustamente, sì, ci sono i cartoni. No, qua non si parla più di cartoni, qua è gente che dorme stesa a terra. Cioè, Barodo, vengono giù con la banda, con la fanfara, i cittadini devono denunciare il fatto che si stanno passando per San Dorlico, per strada di Fiume, e la polizia dove si trova? Non li chiami migranti, ma questi sono destinati che entra senza documenti clandestinamente e non si è evitato da nessuno. Sul discorso strada del Fiume non era solamente 10, mi dispiace per il signor che ha visto solamente 10, mi ho visto un gruppetto dei 25, vari gruppetti, che partiva dall'incrocio con via Brigata Casale e andava fin da della Maddalena. Alle centinaia che arrivano dal confine orientale. Che esiste un confine orientale, è bucato come una groviera, che ha necessità di essere visto. E queste erano le telefonate arrivate in studio stamattina. Avete visto Gianluca Paladin che conduceva questa puntata di Sveglia Trieste, telefonate dei telespettatori che segnalavano appunto la presenza di migranti che alla spicciolata, in gruppi anche grossi, arrivavano oltre, superavano il confine. Allora, Sindaco Piero Bon, partiamo da qui, no? La Sea-Watch che non rispetta l'alta della Guardia di Finanza, entra nelle nostre acque, ormai è davanti al porto di Lampedusa, ci sono queste 43 persone ovviamente esauste, ma Salvini dice, perché le dobbiamo ospitare noi quando la nave batte bandiera olandese e il governo olandese proprio se ne impippa, non è che dice ma vediamo, provvediamo, cerchiamo di capire, no, anche lì silenzio e come al solito è l'Italia che deve far fronte a questa emergenza. Ma chi sta portando questi clandestini in Italia sono dei delinquenti, perché questi stanno sfruttando delle persone che magari sono effettivamente in difficoltà per fare un'azione politica. Non mi si venga a dire che il porto più vicino è quello di Lampedusa. Probabilmente c'erano possibilità molto più semplici, possibilità dove magari li avrebbero anche accolti, ma è stata fatta una scelta politica, in questo caso da parte del capitano e dell'equipaggio tedesco, di fare questa forzatura e di portarli in Italia, tutto questo per andare contro quello che è un volere non del ministro Salvini, ma un volere popolare. Se il ministro Salvini è ministro degli interni è perché alle elezioni ha preso una valanga di voti su un programma elettorale che comprendeva questo, cioè il blocco dell'immigrazione in Italia. Poi ha ragione perfettamente l'assessore Marcato, se noi da liberi cittadini ci permettiamo di violare un posto di blocco, non fermarci, veniamo come minimo arrestati. Qui c'è un sbeffeggiarsi di quella che è l'autorità italiana da parte di cittadini che dovrebbero essere nostri alleati, visto che sono olandesi e tedeschi, proprio passato sopra a tutto. Dall'altra parte è chiaro che governi che, come l'Olanda e come la Germania, che non vedono di buon occhio quello che sta succedendo in Italia, perché no, l'Europa era abituata ad avere l'Italia come, pur essendo il terzo Stato a livello europeo, era abituata ad avere l'Italia come lo zerbino dell'Europa. Tanto qualsiasi cosa l'Europa decideva, l'Italia lo faceva e stava zitto, questo grazie ai governi e ai governi passati. Ora che l'Italia ha un governo che alza la testa, che comincia a battere i pugni e comincia a cercare di far valere
le proprie ragioni, e stiamo vedendo cosa succede, no? Infrazione, la lettera ancora prima che partano i provvedimenti, tutte cose di questo tipo. È chiaro che se ci aspettiamo un aiuto da parte dell'Europa per bloccare queste navi, tutt'altro, anzi, ci sarà qualcuno che continuerà a favorire questi arrivi, questi sforamenti dei posti di blocco navali, eccetera, eccetera. Io condivido perfettamente il pensiero di Salvini anche sul blocco delle frontiere nel nord-est. Da sempre le frontiere nord-est sono state un problema. E qui purtroppo in Italia o capiamo che l'Italia ha dei confini da difendere, dei confini da tutelare, dei confini dove la gente passa se è invitata, dei confini dove la gente passa se è in regola, altrimenti qualsiasi strumento, logicamente democratico, strumento che si possa utilizzare, è utile a bloccare questa invasione, perché ricordiamoci che questi sono clandestini, non hanno altri nomi, non sono profughi, non sono immigrati, hanno semplicemente il nome di clandestini, cioè persone che entrano in uno Stato non essendo invitate e non essendo in regola. Poi, quando arrivano qua, sappiamo tutti qual è la gestione, no? Basta leggere nei giornali chi ci ha mangiato sopra e cosa poi accade dopo, perché da sindaci noi poi ci troviamo nella difficoltà di gestire queste persone che sono arrivate in Italia e che non hanno ottenuto lo status di profughi, perché queste persone cosa vanno a fare? Il lavoro non possono farlo perché non sono in regola, diventeranno semplicemente la bassa manovalanza della delinquenza locale se va bene, delinquenza organizzata se va male, e quindi il problema esplode, andrà ad ampliarsi. Sindaco, lei sull'autonomia pensa che ormai sia un processo ormai di caduta irreversibile o c'è ancora qualche speranza? No, io... O crede che si debba a un certo punto dire insomma basta, per una questione di dignità? Beh, allora, piantiamola lì e riprenderemo, è chiaro, quando ci saranno i presupposti. È chiaro che, beh, intanto a me piace sentire che tutti adesso parlano di autonomia. E questo mi fa piacere perché ci dimentichiamo il processo per arrivare al referendum, che è stata una battaglia costituzionale dove tanti erano contro questo referendum. Nel momento in cui però il referendum è stato fatto, i veneti sono espressi, da quel momento è un diritto dei veneti. Io non sono ancora totalmente, diciamo, pessimista. Perché io mi fido di quello che può fare Salvini. È chiaro che non abbiamo i numeri, perché se siamo in queste condizioni è perché non è che abbiamo che la Lega ha il 34% che ha preso alle elezioni europee, la Lega ha i voti che ha preso alle politiche. È comunque previsto nell'accordo, nel programma, nell'accordo che è stato firmato tra 5 Stelle e Lega. È chiaro che se non viene portata avanti, e questo sarà causa di caduta del governo. Dubito che non si arrivi a un qualcosa. La mia paura però è quella che ha il presidente della Lombardia. Il presidente della Lombardia ha detto una cosa molto, molto intelligente e seria. Attenzione, che non pensiate di venirci a proporre un'autonomia mezza ritoccata, mezza accantonata, tanto per farci avere un qualcosa, no? Ecco, noi non siamo gli ultimi arrivati. Come non sono d'accordo, adesso non so chi l'abbia detto, se è stato qualcuno della Lega, dove viene confermato che i fondi che poi verranno dati alle regioni del sud rimarranno tali. È un errore fondamentale. Non puoi a uno che è abituato a spendere più di quello che guadagna, non puoi continuare a darglielo, perché altrimenti questo continuerà a spendere sempre più che di quello che guadagna. Chiaro che un aiuto ci deve essere, il classico fondo di solidarietà internazionale ci deve essere, però bisogna responsabilizzare. Grazie sindaco. Allora vediamo Fabrizio, poi vediamo anche la capitana della nave, questa Carola Kleber, vediamo intanto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a proposito dell'emergenza migranti lungo i confini, vediamo. Presidente, l'emergenza è la rotta balcanica, ha un incontro con Matteo Salvini nei prossimi giorni, per cosa? Beh, intanto per andare ad implementare tutte quelle misure già messe in atto da un anno, ma ovviamente rispetto ai numeri che stiamo vedendo serve un'implementazione di forze.
serve far partire, e questo dovrebbe partire dai primi giorni di luglio, i controlli congiunti con la Slovenia, perché prendere gli immigrati clandestini in territorio sloveno vuol dire trattenerli in territorio sloveno e poi mettere in campo anche tutte quelle misure aggiuntive necessarie per andare a bloccare l'ingresso di immigrati irregolari. Malgrado i numeri che ci dicono che abbiamo una diminuzione di accolti entrati regolarmente in Friuli-Venezia Giulia del 20% nell'ultimo anno, non possiamo fermarci, vedendo anche soprattutto negli ultimi giorni gli ingressi che ci preoccupano e a cui dobbiamo dare una risposta forte. Mi auguro su questo facciano tutti i paesi il loro dovere, perché non si può pensare che l'Italia, non essendo un paese di confine dell'Unione Europea, si sobbarchi anche l'immigrazione via terra. Ci sono dei paesi che devono andare a fermare l'ingresso di immigrati irregolari in Europa, che è quello che prevede Schengen. Quindi dopo l'accordo con la Slovenia pensa uno con la Croazia? Intanto vediamo come funziona quello con la Slovenia e mi auguro, ribadisco, che tutti i paesi europei e non europei della rotta che coinvolge l'immigrazione che arriva dai Balcani facciano la loro parte, perché altrimenti vorrebbe dire che è necessario che l'Europa prenda delle misure di carattere diplomatico, anche dure, per costringere questi paesi a fare il loro dovere. Resta dell'idea di sospendere Schengen? Io non è che è una mia ambizione sospendere Schengen, però è necessario anche fare e dire a tutti questi paesi che non rimaniamo a guardare. Schengen non è che risolve tutti i problemi degli ingressi, può alleviare, perché se mettiamo un pochino, ripresidiamo Schengen e utilizziamo un po' di forze per presidiare anche tutte quelle aree boschive da dove entrano gli immigrati irregolari, possiamo utilizzare meglio le forze dell'ordine, ma detto questo non è la soluzione definitiva. Però devono sapere che gli altri paesi che non stiamo a guardare, e anche noi prendiamo delle misure forti, l'Austria ha già sospeso Schengen, per capirci, non so se è chiaro a tutti, ma con la Slovenia l'Austria ha sospeso Schengen, e quindi se tutti non fanno la loro parte diventa impossibile per l'Italia far passare chiunque, accogliere chiunque, perché a questo gioco non ci stiamo. Il governatore Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervistato da Ferdinando Avarino. L'Austria ha sospeso Schengen. Onorevole Berlatto, lei che è europarlamentare, come crede che si svilupperanno, diciamo, le azioni del governo italiano e in questo caso del governatore per frenare questi flussi? Cioè, lei è favorevole alla sospensione di Schengen? Io sono favorevole a qualsiasi iniziativa mirante a non far partire questi migranti o presunti profughi dai paesi di origine. L'ho detto in più occasioni, noi continuiamo a dire che per quanto riguarda l'arrivo dal mare dobbiamo, attraverso un blocco navale, impedire che partano dalle coste africane, libiche in particolar modo. Dall'altra parte bisogna creare le condizioni perché questi non partano dai loro paesi di origine. Se li fermiamo sulle coste africane andremo là a individuare chi è profugo e chi non lo è, meno del 5% dei migranti, e dopodiché ogni paese membro dell'Unione Europea si deve sobbarcare un 27esimo del totale dei profughi, così eviteremo subito le morti in mare, perché se anziché fare in modo che questi affrontino il mare sulle carrette che poi vanno ad affondare, noi li fermiamo là e con mezzi sicuri, nei limiti dell'ospitalità dei paesi membri dell'Unione Europea, dividiamo per 27, 28, poi saranno 27 e il numero dei migranti. Questo è quanto. Credo che affrontare la questione quando i migranti arrivano sulle nostre coste, sui nostri confini via terra, sia sbagliato, perché poi c'è l'epiatismo, c'è poverini e dobbiamo fare in modo da garantire loro ospitalità, e questo si traduce in situazioni oramai ingovernabili, come abbiamo più detto. Un flash però, direttore, se mi permette, sulla questione prima dell'autonomia, quando il mio amico Marcato diceva ma noi non ne possiamo più, guardate, lo dico con leale amicizia ai miei amici della Lega, lo dico, guardate che oramai l'avete capito che con questo governo l'autonomia non arriva, è evidente, no? È inutile che continuiamo a prenderci in giro, l'autonomia non arriva. Ho detto, se veramente avessimo voluto l'autonomia, la Lega avrebbe posto come priorità assoluta l'autonomia, cosa che non ha fatto, ma mettiamo il caso che si è dimenticata di queste priorità e ne avesse delle altre che venivano prima dell'autonomia. Adesso, siccome abbiamo capito che questo governo e i loro alleati non vogliono l'autonomia, speriamo che almeno Salvini la voglia
e non voglia invece andare a prendere i voti del sud promettendo l'autonomia al nord ma non attuando l'autonomia per non perdere i voti del sud, mettiamo in buona fede, accettiamo la buona fede da parte di Salvini, partiamo da questo presupposto. Se a loro adesso non staccano la spina a questo governo che non vuole dare l'autonomia ai veneti, la Lega diventerà complice dei 5 Stelle. Complice, io non uso termini edulcorati o politichese. Se la Lega non stacca la spina a questo governo, diventa complice. Complice perché non solo non dà l'autonomia, complice perché blocca le infrastrutture, complice perché massacra gli imprenditori, complice perché taglia le pensioni sopra i 1.530 euro per fare cassa, per poter pagare la paghetta di Stato, finanziare la paghetta di Stato che è il reddito di cittadinanza. Ecco, su tutte queste cose la Lega diventa complice. Io mi auguro che la Lega capisca l'indispensabilità di staccare la spina, approfitti di questo bel pretesto che è il fatto che siccome i 5 Stelle non vogliono autonomia, li mandiamo a casa, facciamo in modo da ricostruire un altro governo di centrodestra stavolta, che possa dire sì anziché continuare a dire no, sì alle infrastrutture, sì alle imprese, sì alle famiglie, sì a tutte le iniziative per far decollare l'Italia. Allora, questo è quello che dobbiamo fare. Se non lo fa, vuol dire che la Lega è d'accordo o gli va bene questo tipo di situazione. Tanto per essere chiari fino in fondo, noi siamo dell'avviso che oramai li abbiamo messi alla prova, no? Hanno voluto provare, li hanno messi alla prova, hanno visto come stanno le cose. Allora, adesso c'è una responsabilità non solo dei 5 Stelle, ma anche di chi permette ai 5 Stelle di stare al governo del Paese e di portarlo al medioevo prossimo venturo, o come dicono loro, alla decrescita infelice. Quindi su questo la responsabilità della Lega adesso è palese, approfitti di questa situazione, potranno dire colpa dei 5 Stelle se l'autonomia non viene data, colpa dei 5 Stelle se le infrastrutture non partono, colpa dei 5 Stelle se si vuole garantire l'assistenzialismo, però devono staccare la spina. Se non staccano la spina, ribadisco, sono agli occhi degli italiani, in particolar modo agli occhi dei veneti, responsabili tanto quanto, complici di queste malefatte. Allora, tra poco andremo dal presidente di Ascotrade, una grande azienda fornitrice di energia, per capire con i consumi a zero, con una situazione difficile, difficilissima, con la prospettiva di una procedura di infrazione dell'Unione Europea, come vede un'azienda come Ascotrade la situazione di questa grande comunità del Veneto. Però prima sentiamo, sempre sull'autonomia, un'intervista di radio di Luca Zaia a Radio Anch'io. Vediamo. Ma lo dico ai grillini, cioè se tu non vuoi applicare la Costituzione, perché è previsto dalla Costituzione, ricordo che noi siamo andati a referendum perché la Corte Costituzionale ha detto che era giusto andare a referendum con una sentenza. Se tu non vuoi applicare la Costituzione, a questo punto, delle due l'una, o mi presenti la tua proposta alternativa di autonomia, o presenti una modifica della Costituzione. Il Movimento 5 Stelle lo chiama Spacca Italia e Di Maio ha detto ok all'autonomia, ma deve andare di pari passo a un grande piano per il Sud, perché il rischio è quello, il Sud potrebbe restare ancora più indietro. Ma guardi, finiamola con queste menate, con queste manfrine del paese di Serie A e di Serie B, lo è già di Serie A e di Serie B, non è per colpa dell'autonomia di certo. Ma guardi che questa autonomia che chiediamo noi non è nulla di fantascientifico. Diciamo semplicemente che ci dai la competenza e le risorse che tu oggi da Roma spendi nella mia regione per gestire quella competenza. Le faccio un esempio così facciamo chiarezza per tutti. Non è colpa mia se in alcune regioni del sud i cittadini sono obbligati a prendere l'aereo, il treno, il pullman per andare a curarsi fuori regione. Forse varrebbe la pena di domandarsi su che rispetto alla malagestia di questa regione. Gli altri dicono non è giusto dare l'autonomia perché altrimenti chi non è in grado di governare non governa. Ma è esattamente quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione dice più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Io lo trovo lunare questo dibattito. Cioè, ai bravi, cioè quello che ha 10 e lode a scuola deve studiare di meno, non gli devo dare possibilità perché altrimenti fa far brutta figura all'asino. Cioè lei dice come Salvini il problema dei cittadini del sud non sono la mancanza di risorse ma l'incapacità, l'incompetenza e l'irresponsabilità di chi li amministra. La sanità è una dimostrazione, mi creda, sfido chiunque a dire che sto dicendo boiate. La sanità è
La suddivisione dei 110 miliardi dell'Aeronautica avviene secondo parametri, si può discutere di parametri, ma le opportunità che ha avuto il mio vento di investire nella sanità e qualche regione del sud sono identiche. Le faccio solo un esempio, parlo a una donna e parlo a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Io sono arrivato in regione, ho preteso che si istituissero le PrEP unit, cioè le unità senologiche. Da noi le donne che hanno un minimo sospetto di un nodulo al seno, sto parlando di cancro al seno, una patologia diffusa, vengono prese in carico, accompagnate in tutto il loro percorso. A costo zero, perché i professionisti ce l'abbiamo, ma abbiamo ad esempio imposto che chi opera i seni delle nostre donne si applicano le linee guida internazionali, quindi almeno 150 interventi chirurgici all'anno sul seno. Sai qual è il risultato? Che le donne in Veneto hanno una sopravvivenza oltre il 95% al cancro al seno. Io trovo immorale che questa sopravvivenza non avvenga in altre regioni per disorganizzazione dei sistemi. Potrò sembrare anche un po' insolente, ma glielo dico. Secondo me, quando si fanno dichiarazioni rispetto al paese di serie A, di serie B, che si afferma al sud, eccetera, chi le fa non ha neanche letto il progetto. Questo è poco ma sicuro. Ci sono i 5 Stelle però che bloccano. Anche sulle infrastrutture, un'ultima battuta, Presidente, appunto, si parla di... Anche, mi perdoni, i 5 Stelle bloccavano anche sulle Olimpiadi, penso che la dimostrazione l'abbiamo data, non è come si fa le cose. Presidente Luca Zaia, in una lunga intervista a Radio Anch'io, è comprensibilmente indignato. Presidente, allora. Sì, mi lascia fare, direttore, una battuta anche sul tema dell'autonomia, perché stasera io ascoltavo una serie di interventi da chi a Roma è all'opposizione e diventa, insomma, dall'opposizione ovviamente più facile, soprattutto se detto poi da chi non ha mai avuto nessun interesse a portare a casa l'autonomia, intendo come partito. E magari poi le persone possono anche averlo votato, ma questa è sicuramente una scelta personale, ma i partiti non hanno mai certamente lavorato per portare l'autonomia in questo paese, e quindi mi sento un po' a disagio quando sento dire che, insomma, la Lega sta giocando. La Lega è nata, è il partito più vecchio presente in questo Parlamento, e quando è nata esattamente per portare l'autonomia, quindi noi, mi ci metto in mezzo anch'io, la mia non è una difesa d'ufficio ma è quella di un cittadino e anche di un militante, e quindi dico attenzione, perché la storia nostra è ben chiara. È scritto, no, perdonami, nessuno ti ha interrotto. No, perdonami. Una chiosa importante. No, ma poi perdo il filo. Noi siamo nati con questo indirizzo e su questo stiamo lottando. È all'interno del contratto, poi che sia il punto 1, che sia il punto 10, questo è sicuramente un altro discorso, ma le cose che ho sentito questa sera le avevo già sentite comunque dal Presidente Zaia esattamente un mese fa, quando ha detto chiaramente ci danno l'autonomia, e anche Fontana l'ha riportata poi questa affermazione, o ci danno l'autonomia o si va a casa, quindi qua non ci sono dubbi, cioè non è che stiamo facendo la parte tra chi è l'opposizione e chi sta a questo governo, e quindi con la fatica di stare al governo, perché poi è anche la difficoltà di trovare la sintesi e di trovare quindi la soluzione ai problemi che ci sono. Questo, mi perdoni, l'ho detto perché mi sembrava, insomma, corretto fare un po' di chiarezza. Sul tema delle bollette, io ovviamente parlo per le bollette dell'energia elettrica, il dato oggi è che in Italia abbiamo un plotone, un esercito di 5 milioni di persone che sono in difficoltà, e questa si chiama la povertà energetica. Questo è un dato concreto. Grazie a Dio la nostra azienda lavora e opera quotidianamente in una zona che è prevalentemente il Veneto, che insomma paga, ecco, quindi da questo punto di vista non abbiamo poi così fastidi particolari dal punto di vista aziendale. Diciamo anche che comunque siamo l'unica società che in questi ultimi 10 anni ha fatto un grande accordo con i sindacati per i clienti, oltre 70.000 famiglie che sono state aiutate per scontare le bollette del gas nei momenti pesanti, quindi in inverno. Poi lo sappiamo, c'è una voce importante, magari poi avremo modo nel corso della serata di parlarne con più precisione, c'è una questione importante sui costi delle bollette, che insomma, la voce che riguarda le società di vendita è quasi marginale,
Ci sono poi voci che riguardano tassazione o costi comunque che diventano passanti, ma che ricadono ancora una volta nelle tasche dei cittadini, che sono estremamente fastidiosi e sono poi all'ordine del giorno delle lamentele di tutte le famiglie. Senta, vedete, sarà una domanda forse un po' banale, ma qui parliamo di consumi di energia elettrica e di gas. Quando un paese è in declino, comunque quando la povertà aumenta, al calo dei consumi interni corrisponde un calo dei consumi energetici o sono due strade parallele? Durante la grande crisi, no, di questi ultimi 10 anni, l'abbiamo visto il calo proprio dei consumi, e quindi è coincidente. Beh, basti pensare alle tante imprese che purtroppo hanno dovuto chiudere, e quindi certo, è evidente che una famiglia non incide molto sul consumo e sul fabbisogno nazionale, l'impresa sì, e dunque lì ci sono stati dei cali importanti sia dal punto di vista dei consumi del gas sia dal punto di vista dei consumi dell'energia elettrica. Consideriamo anche che questo è un paese che nel 2016, ricordo bene il dato, ha importato l'80% di energia elettrica dall'estero. All'estero, certo. Con costi considerevoli, ovviamente siamo il terzo paese per costi sull'energia elettrica, il quarto paese. Davanti a noi abbiamo la Danimarca su tutti, poi la Germania, arriva l'Italia, poi il terzo posto per il costo dell'energia elettrica, e al quarto posto appunto per il gas, mettendo al terzo posto l'Olanda. Quindi è un peso per le tasche delle famiglie, e ogni volta che c'è un momento di crisi questo si ripercuote direttamente. Abbiamo visto tutti in questi giorni anche l'aumento dell'energia elettrica, un più 1,9 mi pare, compensato da un quasi 7% di calo del costo del gas, anche se questo è un tema che comunque è stagionale, perché è ovvio, se io consumo più energia elettrica, c'è più richiesta, è una legge di mercato, aumentano i prezzi, e viceversa d'inverno aumentano i prezzi del gas. Allora, apriamo una finestra su una vicenda che abbiamo raccontato tante volte. A 19 anni Bernardo Bernardini sognava di diventare pilota di un aereo militare, di volare su un caccia militare, e con questo sogno ovviamente volava già, si addestrava, cercava di diventare un pilota. Ebbe un incidente spaventoso, e purtroppo gli si spezzò in questo incidente la colonna vertebrale. Lì, da questa tragedia umana ovviamente, parte la sua storia, la storia di un ragazzo che quando si svegliò in ospedale pensò a una vita che sarebbe stata trascorsa in sedia a rotelle, e Bernardo Bernardini è riuscito a, diciamo, con una battaglia formidabile, con grande coraggio, con grande determinazione, a guarire, a ripartire, a camminare e a correre. Domani presenterà a Ponzano un libro che vi invitiamo tutti a leggere, che domani sarà presentato, quindi andremo anche noi alla presentazione. Intanto vediamo un video che lo propone. Essere motivato e positivo ha cambiato la mia vita. Ciao, mi chiamo Bernardo Bernardini ed ero un normale studente di 19 anni quando ho avuto un grave incidente che mi ha costretto su una sedia a rotelle. Mi ero rotto la schiena. I medici mi dissero che le possibilità di recupero erano minime e forse sarei riuscito a fare qualche passo con le stampelle. Questa è la storia di come sono riuscito a cambiare il mio destino. In quei momenti il mondo mi era crollato addosso, ma non mi sono arreso. Non volevo perdere la mia indipendenza, così ho deciso di impegnarmi per cercare di tirar fuori il massimo dai muscoli che mi erano rimasti. Allora mi sono concentrato sulle mie risorse, sia fisiche sia mentali. Ho fatto tantissima fisioterapia e sport. Ho continuato ad informarmi per cercare nuove soluzioni che mi permettessero di camminare. Con molta fatica mi sono guadagnato la possibilità di rimettermi in piedi, di andare in bici, e sono arrivato addirittura a correre.
Tutto questo nonostante abbia una caviglia in artrosi, debba usare dei tutori legati alle gambe e la mia capacità di muovermi si sia ridotta del 70%. Sono arrivato a questi importanti risultati perché ogni giorno mi sono dato degli obiettivi adeguati alle mie possibilità, senza però smettere di sognare. All'inizio, nel 1996, volevo provare ad abbandonare la sedia a rotelle per muovermi usando solo le stampelle. Così ho concentrato tutte le mie energie in quella direzione. Mi sono dovuto impegnare per 18 anni prima di riuscire a fare una gara con atleti normali. Quando ho cominciato il mio recupero, non mi interessava il triathlon. Il mio sogno era di poter tornare a correre, sentire l'aria sulla faccia e nelle orecchie, il rumore dei miei passi sul terreno, le gambe che giravano, spingendomi in avanti. Oggi sono orgoglioso della persona che sono diventato. Durante le gare, gli atleti e il pubblico mi incitano dandomi un'energia pazzesca, aiutandomi così a superare l'enorme fatica. Gareggio per divertirmi, ma anche per dimostrare a chi mi vede che con volontà, determinazione e metodo, da un momento di difficoltà ci si può riprendere per raggiungere traguardi inimmaginabili. Dentro ognuno di noi c'è forza in abbondanza per raggiungere i propri sogni, ed io ne sono un esempio. Applauso degli altri atleti. Finalmente corro, scritto insieme a Enrico Orzes, prefazione a cura di Igor Cassino, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Questa è la copertina. Allora, Bernardo, domani presentazione, quando è che hai pensato di raccontare la tua storia? No? Quando è che è scattata un po' la molla? Ma la cosa è scattata tramite Enrico, che con cui abbiamo scritto assieme questo libro, ed è stato soprattutto merito suo. Lui è un amico con cui vivevamo assieme in collegio quando ho fatto l'università a Padova, e quando poi sono andato sui giornali perché avevo fatto appunto una gara di triathlon, lui, che è un biologo e scrive comunque in riviste scientifiche, mi aveva chiesto se poteva farmi un'intervista per poi fare un articolo su una rivista appunto di settore, una rivista scientifica, medico-scientifica. E in realtà ci siamo trovati, dico, soprattutto merito suo, molto a mio agio, per cui abbiamo chiacchierato, gli ho raccontato un po' la cosa, lui si è incuriosito sempre di più. E poi è una storia. E lui ne ha scritto. Un giornalista non può non, così, sentendola, anche quando l'hai raccontata qui altre volte, insomma, è una storia che un giornalista dice: raccontiamola, no? Scriviamo. Tu racconti qui le fasi ovviamente più dolorose, ma anche poi una rivincita sul destino, no? E questo un po' Sì, fondamentalmente sì. Racconto appunto dal momento dell'incidente, da quando mi sono poi svegliato in terapia intensiva, e agli anni successivi, appunto dal passaggio appunto dalla sedia a rotelle alle stampelle, dalle stampelle riuscire a camminare solamente con i tutori, e lo sport con diverse società della zona, perché ho avuto l'onore di giocare con la PDM Treviso, che è una società di basket appunto in sedia a rotelle, che militano in A2, per cui sono stati dei campionati veramente molto belli e avvincenti, e lo sport per me è stato un grandissimo motore. Il triathlon è bici, nuoto e corsa. Sì, no? Sì, il triathlon è nuoto, bici e corsa. Però secondo me lo sport andrebbe maggiormente valorizzato, soprattutto nei confronti degli invalidi,
perché è un ambiente protetto in cui si può ricominciare a mettersi in gioco e ricominciare a riscoprire i propri limiti e perciò anche a rivalutarsi. E soprattutto questo crea poi un meccanismo, parlo ovviamente per me, di trasformazione in quella che poteva essere in un momento una grossa frustrazione, l'ho trasformata in una determinazione per riuscire a raggiungere degli obiettivi che per me erano importanti. Poi alla fine si può racchiudere, cioè mi sono avvicinato al triathlon perché per me rappresentava la normalità. Il modo che hanno le persone di potersi muovere nello spazio, appunto nell'acqua, correndo a piedi e utilizzando un mezzo, uno strumento, cioè la bicicletta, e per me rappresentava proprio la normalità. Per tanti è una disciplina un po' estrema, perché appunto mette assieme tre discipline, però sono riuscito a trasformare un mio vissuto in un'energia più fattiva. Senti, noi abbiamo ovviamente seguito anche la disavventura, la disgrazia di un altro ragazzo veneto, Manuel Bortuzzo, che ha perso l'uso delle gambe. Si può dire che non, anche con una lesione molto grave, non si è irrimediabilmente compromessi? Cioè si può comunque sperare di riuscire a farci? Oggi con la ricerca, con grandi... progressi della scienza e della medicina? Beh, io credo che la speranza nei confronti della ricerca, delle possibilità di avere nuove tecnologie che possono aiutare a un recupero ci deve essere sempre, cioè, fondamentalmente anche se cammino a me mancano gran parte dei muscoli delle gambe e mi piacerebbe poterli recuperare fondamentalmente, per cui immagino ancora di più una persona che ha perso totalmente l'uso delle gambe. Però quello che secondo me è importante è che anche di fronte a una disgrazia molto forte come quella che ha vissuto Manuel, la vita valga sempre la pena di essere vissuta, perché comunque si può trovare soddisfazione e ci si può, come dicevo prima, mettere alla prova e confrontarsi con gli altri e con se stessi, costruendo qualcosa di concreto. Lui vedo che adesso è molto molto attivo e secondo me questo lo aiuterà tantissimo, perché ha un mindset, cioè un modo di guardare al mondo forte e con entusiasmo. Ovviamente ora vivrà anche lui i suoi momenti, immagino, di sconforto, momenti difficili. Quelli purtroppo li abbiamo tutti, però sicuramente anche lui dimostra come si possa trasformare una totale sciagura in qualcosa di costruttivo e di positivo. Finalmente corro, poi ne parleremo ancora domani, venerdì anzi. Domani sera la presentazione a Ponzano, dove? Presso l'Osteria da Marchi. Via Capitello 4. Via Capitello 4 alle 19. Alle 19, sì. Alle 19. Allora, torniamo alle brutte vicende, alle storie di cui parliamo sempre. Lobby, gruppi di potere, non è il popolo meridionale contro l'autonomia, perderebbero tutti i loro privilegi economici e non. Il 5 Stelle difende i poteri forti. Vediamo con Fabrizio Bazzoni in regia, ci sono Alberto Piovesan, Tony Paul. Vediamo, torniamo al governatore della Lombardia Fontana, che oggi ha perso le staffe, insomma, davanti ai microfoni dei giornalisti, perché insomma anche lui non è che ha detto chiaramente, è disposto a farsi prendere a schiaffi così ripetutamente senza reagire. Cioè una persona intelligente e civile magari non ha delle reazioni così troppo violente, ma insomma i calli se li fa pestare fino a un certo punto. Vediamo. Capitolo autonomia. Ieri c'è stata l'ennesima fumata nera durante la riunione, il vertice del governo, e si va verso un nuovo rinvio.
Non so cosa dire, io penso che sia meglio dire le cose come sono, perché tutte quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Che si dica non vogliamo trasferire l'autonomia e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Però è meglio essere onesti che continuare ad utilizzare delle formule quantomeno equivoche. Perché e chi non lo vuole, non ci sono dubbi, sembra che Salvini sia favorevole. La Lega è favorevole, quindi per una questione proprio evidente sono loro che non lo vogliono, anche perché ci sono una serie di valutazioni che lasciano veramente senza parole. Un anno e qualche mese fa è stato approvato un documento sottoscritto dal vecchio governo, sottoscritto dai governatori, con la sottoscrizione di tutti gli uffici che devono sovraintendere la legalità degli atti e andava bene a tutti. Adesso non va più bene, non lo so, a me sembra che non è che il diritto cambi sulla base del giudice, il diritto è quello e poi i giudici si attengono a quelle che sono le interpretazioni, non è che si può cambiare ogni due per tre, no? Quindi io credo che non si possa andare avanti in questo modo, si debba dare una risposta chiara. Io credo che nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità. Se no una cosa non va, io dico che non mi va e che non la voglio fare, mica che continui a prendere in giro la gente. Ecco, tanto guardi, se il tentativo è quello di portare a una riforma che sia una non riforma, io lo dico subito, non la sottoscriverò mai, perché è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. O è sì una riforma seria e utile per il Paese, oppure è meglio che dicano no. Se i 5 Stelle comunque si prendessero questa responsabilità, a quel punto il governo ha senso che vada avanti? Queste sono valutazioni che non devo fare io parlo per la mia parte, io voglio ricevere una risposta, perché a fronte di una richiesta molto precisa che viene dalla gente, io pretendo, ma sottolineo il termine pretendo, arrogantemente che mi si dia una risposta. Nel caso arrivasse la risposta negativa, è stata qualche iniziativa forte di dimostrazione? Vedremo, ne parleremo con Zaia, ne parleremo con Bonaccini. Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone di questo genere senza muovere ciglio, no? Credo che qualcosa si farà. Credo che qualcosa si farà, ha detto il governatore Fontana, e tre mesi fa il governatore Zaia a Treviso aveva detto: sarò io a decidere se bisognerà scendere in piazza, manifestare, insomma il momento si sta avvicinando, se non altro quello di una reazione civile composta ma molto dura. Allora, questi sono gli ostacoli sul percorso dell'autonomia, ma quanti imprenditori si sono trovati di fronte a dei muri di gomma, no? La vita degli imprenditori è lastricata dagli ostacoli, dalle difficoltà, dai no, dalle scuse, dalle giustificazioni di chi cerca magari senza volerlo, ma con la burocrazia, con tutte le pastoie, alla fine li blocca, tarpa loro le ali. Moreno Buogo è un esempio un po' di questi imprenditori del nord-est che hanno delle grandi idee, ma che poi devono vedersela con le amministrazioni pubbliche, con chi deve autorizzare delle scelte che a volte possono sembrare stravaganti, strane, ma sono coraggiose e piacciono a molta gente piace essere sepolta in mare, vi sembrerà strano, ci sono tanti italiani che tra il volersi far cremare, il volersi far tumulare e finire in una normale tomba o in un loculo, dicono: io le mie ceneri le voglio mettere, come succede nei reef, in un reef artificiale e riposare in fondo al mare. Buono, allora intanto poi vedremo anche delle immagini, sì, su questo reef molto particolare. A che punto è un po' la sua attività? Allora io, questa è la mia passione però, sì. La mia attività per fortuna è un'altra, sono un imprenditore, produco sistemi di rinforzo per il calcestruzzo e questo mi ha permesso di coltivare questa mia passione che è nata grosso modo nel 2008, un po' per la passione per la subacquea, un po' per... che sapevo di questo progetto sperimentale che voleva fare il provveditorato, doveva testare dei sistemi non convenzionali e ho realizzato nel 2012 poi un
un reef nella laguna di Venezia. Ecco, qui vediamo delle immagini che riguardano un po' questo reef, dove chi vuole, Reef Ball Foundation, chi vuole può chiedere di farsi, diciamo, seppellire in fondo al mare. Ce la spieghi un po' meglio, cioè di cosa si tratta? Sì, Eternal Reef è un'eredità di vita permanente a beneficio delle future generazioni in ricordo di chi non c'è più. Questo è un esempio, diciamo, stiamo vedendo in America. Queste sfere, cosa sono queste sfere? Questi sono dei reef ball sostanzialmente, che all'interno hanno le ceneri di cremazione, vengono personalizzati con dei ricordi della persona scomparsa e poi vengono posati in mare in questa oasi del ricordo, in questo reef, in memoria appunto di chi non c'è più, e daranno vita al ripopolamento ittico, alla difesa anche. Nel caso di Venezia poseremo i primi due Eternal Reef a settembre, in Memorial Reef anche a Fisolo, a difesa di questo basso fondale. Questo è un cimitero sott'acqua. Un'oasi del ricordo, diciamo. Chiamiamolo così. Un'oasi del ricordo, perché noi pensiamo che sia meglio comunque conservare anziché spargere, però questa è una scelta personale, insomma. Di solito è gente legata al mare, gente comunque che vuole dare un piccolo contributo all'ambiente. Così ricordo che in altri paesi, diciamo, sepolture, chiamiamole così, di questo genere sono ammesse. Lei ha trovato grosse difficoltà, perché poi vediamo da queste immagini, ci sono le foto, queste urne vengono in qualche modo personalizzate, come lei diceva, c'è molta, diciamo, ostilità in questo paese. Come tutte le cose innovative, in Italia non è facile. Io ho avuto l'approvazione del provveditorato nel 2017, poi ne ho avuto un'altra nel 2018, una nel 2019, e ho cercato anche di avere dalle amministrazioni comunali competenti, insomma chi oggi è Venezia, l'ok anche per la funzione commemorativa, e ancora non ce l'ho, ma comunque iniziamo il provveditorato, ho detto di iniziare comunque, non metteremo le ceneri, insomma, ma inizieremo, ci sarà la targa ricordo e tutto quanto, quindi potremo cogliere questo aspetto ambientale di questo reef e dare l'opportunità a molta gente che ce lo chiede di iniziare questo progetto, che sostanzialmente è anche un progetto molto interessante da parte dell'ente pubblico, perché si trova queste strutture pagate dai parenti del caro estinto, dove lui ha ritenuto opportuno metterle. Quindi è una cosa molto interessante. Okay. Ricordiamo, reef è la barriera corallina, no? Questo significa. Lì abbiamo visto immagini, sono dei funerali, quelli di persone che vanno al largo con la urna, con la sfera, e poi la calano in acqua, no? Cioè, sono delle esequie. La Chiesa, rispetto a questo, diciamo, questo rito, lei ha avuto riscontri positivi? Non ho nemmeno chiesto, diciamo, voglio andare oltre. Sì. Diciamo che la Chiesa sicuramente è più verso la conservazione, e anche noi siamo verso la... Diciamo che con lo spargimento è una cosa che si può fare, sì, ma noi crediamo che si sparge anche il vissuto delle persone, sì, anche l'immagine, non rimane più niente. Così almeno rimane un ricordo e si può dare un contributo all'ambiente. Non c'è dubbio. Sindaco, come la vede? No, io volevo solo aggiungere che per chi ama il mare c'è quella possibilità, per chi ama la montagna c'è pure la possibilità. Noi nel nostro comune abbiamo un bosco nel Consiglio, per chi vuole mettere le ceneri abbiamo previsto che è possibile metterlo in quel posto. Ah, quindi diciamo, ma questo dipende da autorizzazioni comunali? Dai regolamenti comunali. Quindi può il singolo comune... Diciamo, può destinare sia all'interno del cimitero il luogo dove mettere le urne, dove mettere le ceneri, può stabilire dove si possono spargere le ceneri, e così come i luoghi dove si possono. Quindi è una regolamentazione comunale, non c'è nulla di strano, non c'è nessun tipo di preclusione, tra l'altro neanche per la Chiesa su questo entra più, per cui è una scelta poi personale, quella di chi decide come il dopo o dopo la morte, insomma, le sue resti dove dimoreranno, e in quale ambiente dimoreranno. Oggi, poi
Ecco, noi abbiamo visto ad esempio in America che questa cosa è molto avanti, ormai da 20 anni fanno queste cose, che molte persone scelgono proprio per tempo il dopo della vita. Certo. E anche da noi questo sta arrivando, quindi magari le persone vogliono poi ritrovarsi insieme e in questa sorta di riff di porta, diciamo, ideale tra la vita e la morte, tra il prima e il dopo. Ma avete in mente poi anche il ponte di mia... È il film I Ponti di Madison County, quello dove butta le ceneri su, per cui anche lì da dispargere non è poi così male, vero? No, si conserva. Molti vanno al largo, non so, con l'urna, buttano le ceneri, poi il vento soffia le ceneri, cioè c'è una scena di un film. Succede anche questo. Allora dobbiamo andare... In pubblicità, mi spiace questa idea, cioè sei lì sotto con i pesciolini, la vita intorno ancora, che viene nessuno per rompere scatole, memoria al riff, mettono fiori, insomma, ti metti. Se posso dire, memoria al riff non è solo pianto, ma è anche gioia e vita, certo. Magari questo avviene anche mesi o anche anni dopo, quindi è già il lutto è metabolizzato e quindi è un ritrovarsi insieme per celebrare la vita dopo la morte. Allora... Andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo, l'autonomia cola a picco, abbiamo titolato stasera dopo l'ennesima doccia fredda in un inutile Consiglio dei Ministri che tra l'altro doveva esserci proprio sull'autonomia, è stato rinviato e poi la Sea-Watch è davanti al porto di Lampedusa e c'è un braccio di ferro col Ministro Salvini, la comandante di questa ONG, a tra pochissimo.